Questo, come ha detto, ricorderà sempre quel monte e anche di questa celebrazione. La questione dello stare non dipende da me, perché nell'ambito della Chiesa c'è questa regola, messa da Paolo, Paolo VI, ed è stata una scelta buona per la Chiesa. E compimento dei 75 anni, il vescovo dalle dimissioni e il Papa, quando lo raccoglie, sicuramente non passerà molto tempo. Non passerà molto tempo. Quindi, perché questo? Perché anche il vescovo, anche il cardinale ha 80 anni, il vescovo è a servizio della Chiesa, non è il padrone della Chiesa. Poi anche io ho cercato in questi anni di adoperarmi in cardinale. Come ha detto bene, alcune desideri si sono realizzati, molti purtroppo, per tanti aspetti non è stato possibile. Io mi auguro che con l'andare avanti veramente ci sia questo slancio, perché io, girando tutta la diocesi, più di una volta all'anno, non solo in qualche occasione, ho visto quello che c'è di bello di dentro di questa diocesi, una storia antica, una storia che oggi continua ad essersi. Speriamo che con gli anni si possa tornare veramente ad avere tutto quello che è necessario, perché c'è tanto bene, ma se non si coopera, non si lavora insieme, anche devo sapere che così diceva sì, bisogna mettersi insieme, lavorare insieme. Allora si deve costruire. Oggi non si può pensare egoisticamente solo a un aspetto per il territorio, ma tutto il territorio. Io ho cercato in questi anni proprio di portare avanti questo discorso. In alcune situazioni è stato possibile realizzare qualcosa di bello, in altre situazioni certi egoismi hanno bloccato, però io vi auguro che di trovare sempre una maggiore stanza, in modo particolare, come dicevo prima, ai giovani, abbiate coraggio. Anche su questo, vedete, non lasciare di nulla, perché oggi si sta facendo di tutto per includere i giovani, no. Abbiate voi la forza e il coraggio. Se avete un'idea, io questo l'ho detto sempre, se avete un'idea, cercate di realizzarla dal piccolo, non pensate subito a quella. Ultimamente la storia di una persona che si è ottenuto il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica. Io non lo sapevo questo, veniva di Achille, un paese vicino a Achille, dove andavo nel mare a cercare messa quando stava al seminario regionale. Lui è partito da poco, da una bicicletta. Adesso ha 3-4 industrie, 2 o 3 in Italia e una mi sembra all'estero. Ho servito alla televisione, a Rai 3 della Luce, sono sempre certe notizie. Io, come ho detto spesso, seguo il telegiornale per sapere purtroppo che farei veramente a me perché è da chiudere il telegiornale, solo le cose negative. Ci sono tante storie belle che non vengono mai raccontate. E invece bisogna raccontare le storie belle per costruire il futuro. Perché se ci mettiamo a guardare solo le cose negative, la vita non può andare avanti. Allora anche su questo. Io mi sono trovato per caso, ho sentito questo, l'hanno intervistato via Andrea Abruzzo. Io sono rimasto sorpreso. Prima di avere un paese più piccolo, con pronto a chiedere, stare a prendere oppure quest'uomo ha saputo mettersi in quella che dica poco e adesso per avere questi gusti e dà lavoro a tantissime persone. Io perciò mi auguro che qualche giorno che ha un'idea sappia fare lo stesso anche per il bene di